buonasera, se provate diamo inizio alla quarta serata della dodicesima stagione teatrale. Abbiamo atteso fino a pochi secondi fa l'arrivo di altri nostri associati, quando oggi c'era una delle iniziative proprio legate alla Chiesa, quindi alla Santa Pasqua, e per questo abbiamo ritardato. E poi perché da stasera daremo inizio a quella che è la parte, diciamo, riguardante le compagnie teatrali nazionali. Quindi dopo aver esaurito quelle che erano le proposte artistiche di compagnie teatrali più vicine alle nostre tradizioni, quindi mi riferisco alle compagnie che hanno recitato in vernacolo, da oggi daremo inizio a tre proposte che tracceranno quello che è il teatro napoletano d'autore. Ed è per questo che abbiamo voluto inserire nel nostro cartellone artistico, e solo per pochi minuti ruberò la scena alla nostra coppia di presentatrici che avete potuto apprezzare in queste prime tre sedute, vale a dire per Keren e Maria Francesca, per le quali vi chiedo di fare un applauso. Certo, stasera non c'è il pubblico delle grandi occasioni, perché l'avevo accennato prima, la Santa Pasqua ci porta, diciamo, a spostarci anche fuori porta, e quindi abbiamo cercato però di non rubare più tempo a quello che è il calendario estivo, e quindi abbiamo deciso ufficialmente quest'oggi, quindi con 4 mesi di anticipo, di presentare un progetto che si chiama Ambollino in festa. E in anteprima ho scelto il pubblico della stagione teatrale di Cotronè, quindi era il minimo che potevo fare, quindi per ringraziarvi della fiducia che mi avete dato. Quindi io, prima di presentarlo alla stampa e domani agli imprenditori turistici di Villaggio Palumbo, ho deciso questa sera di presentarlo in anteprima, quindi coadiuvato sempre da Maria Francesca e da Kevin. Prego, avvicinatevi. Naturalmente questa sera è uno spettacolo di altissimi livelli, quindi come ho detto abbiamo finito la parte legata al vernacolo e tracceremo un percorso che ci introdurrà in quello che è il mondo, diciamo, dell'arte napoletana, perché si sa che il teatro nasce a Napoli, il teatro, la musica. Lo stesso Festival di Sanremo, noi che l'abbiamo inventato a Sanremo, l'ha inventato un certo Muro che era padre di Roberto Muro, quindi per farvi capire da dove tutto è partito. E stasera Vito Cesaro, insieme a altri due maestri che poi lui stesso avrà modo di presentare, ci realizzeranno con questa performance di altissimi livelli, in quanto potete notare davvero il talento di ciascuno di loro espresso nella chiave musicale, recitativa, interpretativa. Prima di questo vi ricordo quindi gli appuntamenti il 29 aprile, sempre qua raccontando Totò, quando saremo. È proprio il raccontando di Totò che è andato spesso in replica a Teatro di Stina, proprio Vito Cesaro era uno dei protagonisti di questo raccontando Totò. Saremo una delle pochissime località che lo ricorderà attraverso l'intitolazione di una piazzetta. Abbiamo individuato una piccola piazzetta all'interno del centro storico della Gria e nello stesso tempo faremo recitare la livella pure subito dopo la messa di giorno 30. Quindi vi prego di tenere presente il 29 e il 30, omaggeremo quello che è definito il più grande comico di tutti i tempi. Il 6 maggio ricorderemo la figura di Francesco Chimendi, quindi questo ragazzo che è venuto a mancare di leucemia, che è stato e continua ad essere un esempio per tanti giovanissimi. E io ho raccolto, diciamo, in sinergia con l'editore nostro televisivo, quindi Calabria TV e Telespazio TV, allestiremo uno spettacolo il cui ricavato andrà parte all'AIL e parte abbiamo deciso di acquistare, di affiancare l'ospedale Giaccio di Catanzaro per alcuni servizi collaterali insieme alla famiglia di Francesco. Quindi ve lo anticipo, noi metteremo i biglietti a disposizione presso l'edicola Maria, il Fantasy Bazar, per cercare di raccogliere il più possibile in memoria di Francesco, e anche perché rappresenteremo la Calabria in questo progetto con l'AIL, con l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Detto questo, poi dopodiché
scoppieremo la coppia, la faremo scoppiare stasera, perché finora l'abbiamo vista in coppia. Stasera introdurrà Karen, il 29, e Maria Francesca, per poi ricongiungersi nella serata finale che vedrà come protagonista Gianni Morandi, che come si dice, in una scoperta manderà il figlio Marco, perché la serata sarà dedicata al grande Gianni Morandi. E quindi rivivremo quello che è il pianeta musicale dedicato a Gianni Morandi con la presenza del figlio. Naturalmente qualcuno mi chiedeva Gianni Morandi c'è un cachet elevatissimo, se no l'avremmo portato. Se avessimo avuto 2000 posti anziché 200, 300, forse avremmo anche tentato questo rischio. Detto questo, passo a presentarvi in anteprima, iniziando facendolo proprio leggermente senza, se no poi piano piano. Questo è il logo, quindi Ambollino in festa, anche perché dovete sapere che il lago Ambollino e il lago Arbo saranno location di un programma televisivo, e nello specifico il lago Arbo, grazie al battello che cammina, che hanno inserito e che vi invito ad andare a vedere, perché come c'è gente di Petronas e sa che non ignora l'esistenza di Valli Cupe, ci sono persone che non conoscono di San Giovanni Minore, che non sanno che sul lago Arbo c'è questo battello che fa un giro turistico, dove è una cosa singolarissima. Quindi la Gambolina e il lago Arbo saranno gemellate, non solo da un programma televisivo, ma anche di una serie di eventi, diciamo, collaterali, che riguarderanno la musica, il teatro e il cabaret. E quindi quattro nomi nazionali che rispecchiano, e di questo me ne prendo la responsabilità, la carta d'identità del turista base che abbiamo attualmente in Sila. Ho fatto un'indagine di mercato, no? Visto e considerato che la frequento ormai da diversi anni. Nulla toglie che questa media si può abbassare già a partire dal prossimo anno con iniziative che possono attirare i giovani, quindi a partire dai 15 anni, coinvolgendo sia artisti che provengono dal mondo del talent che artisti che sono spesso nelle televisioni. Quindi inizieremo il 16 di agosto con Vito Franco, il 18 agosto con Mattupello, il domenica, questa è la bozza ufficiale e definitiva, cioè non è la locandina ufficiale, perché poi avremo il supporto sia di partners prestigiosi che mi seguono ormai da diversi anni, che della stessa amministrazione comunale di Cotonè, che è un pacchetto che nel mese di agosto ha dei costi, e quindi stiamo cercando di fare il gioco di squadra, di fare rete. Quindi il giorno 20 Katia Ricciarelli, che per voi è una emerita sconosciuta, dico bene? Cioè l'avete potuto apprezzare l'anno scorso, quindi un ritorno, in Sila non c'è mai stato, è stata solo a San Giovanni il Cotronè, e quindi per una volta verrà in Sila con, diciamo, nella versione trio, per dare anche spazio alla musica. E poi chiuderemo con Franco Neri, che è il calabrese più comico, calabrese più apprezzato al mondo. E quindi con questi quattro nomi che sono messi in giorni, diciamo, svariati, in modo che poi noi all'incastro possiamo mettere qualsiasi, diciamo, momento, anzi programmi, contenitori televisivi, il tutto per cercare di nuovo di riprenderci una fetta di turisti che mancavano nel nostro territorio. Stiamo allestendo il teatro Tenda Ambollino, non verrà coperto, copriremo solo la parte del palco, quindi facendolo diventare anfiteatro, e gli spettacoli saranno preserali, in modo che dopo daremo la possibilità a chiunque viene da fuori di poter utilizzare, di poter usufruire di una pizzeria, di un ristorante del posto, quindi cercheremo di attirare, oltre al turista che vive in loco, anche il pendolare che viene appositamente per venire ad apprezzare questi quattro artisti. Detto questo, noi metteremo 400 solo posti a, diciamo, a disposizione del teatro e dell'anfiteatro, e per tutto il mese di maggio lo dedicheremo a tutti gli abbonati di Cotronei che, diciamo, a tutti gli abbonati che volessero in tempo utile abbonarsi a questi quattro eventi avranno a disposizione tutto il mese di maggio, naturalmente scegliendosi i posti che desiderano, diciamo, per poi meglio affrontare la stagione estiva. Naturalmente l'appello lo lancio sia a chi c'è a casa in Sila di essere anche presenti per dimostrare che è un luogo comunale, perché l'unico luogo comunale che abbiamo in Sila è l'attuale isola del Ristoro. E quindi anche per dare una risposta ai tanti che in questi anni un pochettino
ci hanno richiamato per il fatto che iniziative di, non dico di altissimo livello, ma di medio alto livello ormai non ci sono più, l'ultima fatta io il 2011, quindi questa può essere anche una cosa propedeutica per il prossimo anno, ripeto, cercando di allungare il numero delle serate, quindi da 4 portarla a 6, 7, anche 10, e cercando di coinvolgere il mondo, soprattutto dei giovani. Vi ringrazio, spero di essere stato esaustivo. E voglio ringraziare, perché voglio sapere che di tutti quanti voi abbiamo fatto un campione di quasi 40 abbonati che di volta in volta facciamo un test serata per serata, quindi lo sanno, ne sono al corrente, suddivisi per settore, e stiamo sondando, diciamo, il valore di ogni singolo spettacolo, il gradimento di ogni singolo spettacolo, e ognuno di voi sta dando un voto, in modo che ha sottoscritto anche un indirizzo su come muovermi anche per iniziative future, sapendo più o meno il grado di gradimento di una commedia in vernacolo o il grado di gradimento di una commedia come quella di stasera, che potrebbe essere davvero l'inizio di un nuovo percorso dedicato al settore napoletano. Grazie e vi lascio a Chiara.